abbiamo lui, Massimo Mancini. Eccolo qua, della Belle Époque. Massimo, eccolo qua. Massimo, diciamo subito, di dove sei? Pesaro. Di Pesaro, naturalmente voi vi esibite un po' dappertutto, Marche, Umbria, eccetera, eccetera. Ci proponi una superstar moderato Fox, Massimo Mancini. Complimenti, veramente. E salutami tanto le Marche e il nostro pubblico che ci segue da casa. Grazie. Ti do i grandi del sax, questo CD che racchiude veramente tutta la musica di questo grande evento di questa serata. Grazie. Grazie. Alla prossima. Siamo ritornati. Eccolo qua, abbiamo Mancini, mi dice qualcosa Mancini? Massimo. No, no, non è l'allenatore dell'Inter, no, 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 non c'entra niente. No. Siamo vicini, eh? Sì. Naturalmente arriva da Pesaro, Massimo Mancini, salutiamo gli amici delle Marche. Buonasera a tutti, bentrovati. Grazie, grazie Massimo. Senti Massimo, allora, so che adesso tu giri l'Italia, sei un sassofonista, un musicista, con un quartetto, sì. Come si chiama? Quartetto Belle Époque, siamo in quattro, quindi giriamo più che altro Marche e Umbria, stiamo abbastanza vicini alla casa, insomma, così. Insomma, vi divertite? Divertiamo, sì, ci divertiamo. Sassofono, poi? Sassofono, nel gruppo abbiamo due sassofoni, fisarmonica, fisarmonica tastiera e la cantante. E la cantante, che si chiama? Susi. Susi. Grande Susi, è simpatica la Susi. Sì, napoletana verace, quindi allora, un repertorio un po' anche basato sul napoletano, sull'internazionale. Così. Ma naturalmente non ci dobbiamo fermare per parlare del sassofono, questo strumento, da quanti anni lo suoni? Avevo 10 anni, faccio come i vecchietti una volta, avevo 10 anni, fa conto te, ne ho 50. Sono 35 anni. Sì, 35 anni. Questa passione. Sì, da piccolo mio papà alle feste mi comprava il sassofonino, quello di plastica. E poi da lì siamo passati a quello un po' più grosso.
e da lì è nata poi adesso. Ma a me, mia madre, mi ricordo, me ne ha regalato uno, sai, quei sassofonini che c'erano dentro tutti i confetti. Sì. Io ho mangiato i confetti, l'ho buttato. Via. Ci fermiamo, musica e spettacolo, torniamo subito con Massimo Mancini. Grazie. Siamo ritornati, Massimo, tanto la musica di musica e spettacolo sta andando in onda, adesso noi torniamo a farci la nostra piccola chiacchierata, parliamo di te, del sassofono. Di questo strumento? Strumento antico, questi bei strumenti, che ancora se non c'è la mano dell'operatore non funziona. Termina, cosa? Cosa hai fatto? Ghiottone, com'è? Ghiottone, sì, sì. Tone. Costa anche tanto un sassofono, ma, insomma. Se, guarda, stavo cercando una custodia in un sassofono, mi hanno detto 300 euro. Appunto. Ho trovato cinese 350 sassofono e custodia, l'ho comprato, almeno c'ho anche la custodia. Pensa un po' queste occasioni. Le trovi da tutti i prezzi, logico, come le macchine le trovi. Sì, sì, sì. Senti, ma è mai successo che hai avuto un sassofono e dopo hai dovuto cambiarlo perché non andava più? Ne ho avuto uno che mi ha regalato mio babbo, cioè pensa, anni fa, l'aveva pagato 1.500.000 lire, quando la macchina sua l'ha pagata 6 milioni, me l'hanno rubato. Che ancora me l'hanno rubato, dopo ne ho cambiati due in vita mia, uno rubato e uno quello che ho. Poi ci si affeziona, diventano come dei piccoli figli che crescono con te. Voi che gli avete rubato il sassofono, non gli avete mica fatto danni, perché tanto lui se l'è ricomprato e continua a suonare con grande successo. Musica e spettacolo, torniamo subito. Ti è dal Mascara di Mantova, sempre questa grande serata evento, i grandi del sax. Ne abbiamo uno che è Massimo Mancini. Allora Massimo, senti, noi adesso dobbiamo salutarci, sì. Salutare le Marche, Pesaro, l'Umbria, dove voi naturalmente girate con la Belle Époque. Grazie. Sì, grazie per la possibilità di salutare tutti, ma totalmente anche tutti gli altri vostri telespettatori che ci seguono. Sì, in tutta Italia, grazie, per cui siamo in tantissimi. Grazie tanto. A fare la festa musica e spettacolo, questa grande trasmissione che quest'anno pensa festeggia i 26 anni. Però, complimenti. Ci vuole per cui una bella sassofonata. Benissimo, stasera è la serata giusta allora. La serata giusta per fare una sassofonata. Fonata. Una, come si dice, una dedica, una cosa bella proprio con il sax a questa grande trasmissione. Massimo, sì. Massimo Mancini, grazie di cuore. Grazie a voi. E naturalmente salutami tutti. Come no. E continuare a suonare il sassofono per quanti anni ancora, pensi? Ma non lo so, non ho idea. Questa è una cosa, ogni tanto dico, guarda, l'ho parcheggiato due anni, ho smesso due anni, l'ho ritirato fuori perché sembra... Passione è forte. Riviene fuori. Non c'è. La passione è forte, grazie. È vero. Massimo, grazie un abbraccio. Grazie. Musica e spettacolo, naturalmente voi non andate via, torniamo subito con un'altra grande sorpresa, vai. Grazie.